Una grande precisione, una cura del dettaglio, uno studio continuo. Com'è stato lavorare tanti anni con Pina Bausch e ricordarla oggi in questa maniera? Sì, lavorare con Pina era sorprendente, ecco, credo che i suoi danzatori, cioè, siamo rimasti tutti molto a lungo con lei perché la noia non esisteva, era qualcosa di sempre nuovo, e imprevedibile, interessante, profondo, appassionante, quindi certamente faticosissimo, facevi solo quello, non esisteva nient'altro che stare in sala prove, c'era lei e lei era la prima ad arrivare, l'ultima ad andare via, quindi viveva per la sua compagnia, per i suoi danzatori. E beh, devo dire che credo che insomma fosse un grande sacrificio per la tua vita privata, diciamo, però ci rendevamo tutti conto che stavamo vivendo qualcosa di unico e più passano gli anni e più questo diventa chiaro che è stata un'esperienza unica. E quindi sì, l'altra domanda non mi ricordo, hai detto Che è la. un'eredità Sì, importante da e portare avanti. questo spettacolo, devo dire, all'inizio è nato con un po' di voglia di mettere i puntini sulle i, se devo dire la verità, perché dopo la morte di Pina c'era questa cosa che tutti parlavano, tutti spiegavano il suo lavoro, ma in maniera sbagliata, diciamo. I danzatori eravamo come paralizzati, zitti, immobili, che continuavamo a fare gli spettacoli. Quindi in quel momento ho sentito, ma perché tutti devono parlare non sapendo e nessuno di noi parla? Per quello ho avuto questa voglia di raccontare, no? Quanto questo lavoro fosse in effetti, appunto, come hai detto tu, preciso nei dettagli e non, ah sì, siamo tutti in scena che improvvisiamo, facciamo quello che ci pare, tutti questi, insomma, queste idee sbagliate, che Pina lavorasse con gli attori, che lavorasse con dei non professionisti, insomma, quindi tutto questo, e quindi è nato un po' con questo spirito all'inizio. Adesso invece è qualcosa, è cambiato per me, veramente come un qualcosa di un tuffo nella memoria di una storia che per me è finita da tanti anni e che sì, come una ritrovare Pina come una compagna, non più come un'ombra incombente come la viveva all'inizio, ma con una compagna di strada, ecco. Dopo 7 mesi, dopo il lockdown, la quarantena, tornare così sul palcoscenico, che effetto fa? E soprattutto al Teatro Romano. Beh, sì, mi ha tolto proprio il respiro quando l'ho visto. Non conoscevo, non ero mai stata qui a Verona, che è una città di una bellezza incredibile. Cioè, sono abbastanza impressionata, ho fatto foto, ho detto a mio marito tedesco, mio compagno, dobbiamo tornarci con nostro figlio, eccetera, perché è veramente di una bellezza straordinaria. E poi sì, questo teatro non ho mai fatto questo a solo all'aperto, in uno spazio così. Mi è sembrato. Insomma, non lo so, non sono superstiziosa, ma mi è sembrato un buon augurio, un qualcosa che mi ha aiutato in questo momento a prendere coraggio. Il pubblico è stato molto, molto partecipe, quindi mi ha anche molto sostenuta, perché questo spettacolo è importante, sentire il pubblico, quindi anche uno spazio così grande li sentivo ed è stato bellissimo.